gli altri, la rappresentanza del mondo fosse ancora attribuita a capi politici, indiscutibilmente in larga misura tutti indegni di rappresentarci senza esclusione, e di capi militari, di cui credo che se ne abbia abbastanza. E allora cosa restano? Restano giustamente delle possibili autorità morali. Le autorità morali potrebbero essere, prima qualcuno l'ha detto, le Nazioni Unite, solo che le Nazioni Unite purtroppo non contano assolutamente nulla. Però è anche vero che ci sono stati segretari delle Nazioni Unite che si sono sbilanciati in campo ufologico. Ne ricordo molto serenamente due. Uno, negli anni 60, è stato un diplomatico birmano, U Thant, il quale non ebbe particolari problemi a dire che per le Nazioni Unite il più importante problema dopo la guerra del Vietnam era il problema degli UFO. Qualcuno forse pensa che U Thant fosse impazzito. No, semplicemente U Thant si era informato e aveva capito che era un grosso problema quello degli UFO. Poi successivamente aggiunse anche con alcuni giornalisti che vi erano cose che non era opportuno ulteriormente affrontare, perché evidentemente qualcuno gli aveva fatto capire che questo argomento era bene che rimanesse un po' da una parte. Poi nel 1978 un altro segretario delle Nazioni Unite ha fatto parlare di sé in relazione agli UFO, ed è stato Kurt Waldheim, quando si ebbe l'iniziativa dello Stato di Grenada che propose la costituzione di una commissione permanente per lo studio degli UFO della massima organizzazione mondiale. La cosa non fu affatto vista come una sciocchezza, fu presa seriamente, formalizzata e probabilmente sarebbe stata portata avanti se non fosse successa una cosa molto strana o fatale, qualcuno ha detto, e cioè un colpo di Stato che depose il governo di Grenada, che era la nazione proponente, e quindi la costituzione di questa commissione, che doveva essere ufficializzata dalla votazione della successiva Assemblea Generale dell'ONU, non fu fatta, perché il nuovo governo rivoluzionario insediatosi a Grenada si guardò bene da presentare in ordine del giorno delle Nazioni Unite a New York la discussione di questo argomento. Però Waldheim ci aveva creduto anche lui. Poi anche Waldheim ha pagato un prezzo, perché così come Serenity Bailey fu deposto, anche lui successivamente fu di fatto assicurato dicendo che aveva avuto un passato da nazista. In realtà non era così, austriaco, però durante la guerra Waldheim aveva ovviamente indossato l'uniforme della Wehrmacht, quindi chiaramente questo era ritenuto sufficientemente scorretto dal punto di vista politico, perché un segretario delle Nazioni Unite non poteva certamente avere indossato un uniforme appunto di questo tipo. Allora a questo punto, se dobbiamo dire che le Nazioni Unite purtroppo contano poco o nulla, questo azzera un possibile candidato, come probabilmente azzererebbe un capo religioso, perché che si vada a cascare su un pontefice o su un capo religioso tipo il Dalai Lama, probabilmente ci sarebbero forze avverse ben pronte a bloccare iniziative di questo tipo. Però guardate che qualche cosa si è mosso, perché prima è stato giustamente notato che il Dalai Lama uscirebbe tutto l'ostruzionismo di quella che dal punto di vista della popolazione è la prima nazione del mondo, cioè la Cina, che è un gigante. Però va detto anche che è curioso che negli ultimi anni
la Chiesa Cattolica abbia manifestato, non in maniera diretta attraverso encicliche o in modo proprio di un pontefice, ma attraverso le prese di posizione di soggetti, diciamo, del suo ambito di grande visibilità, tutta una serie di cose che fino a ieri, insomma, nessuno pensava potessero avvenire. E mi riferisco non tanto agli articoli su Civiltà Cattolica fatti da un teologo come Padre Domenico Grasso, ma dall'azione svolta, e lui è stato qui a San Marino e in questi 20 anni ci è venuto due o tre volte, da Monsignor Balducci, che qualcuno scherzosamente chiamava lo fuoco del Papa e che ha sempre detto molto chiaramente come la pensava. Più sono astronavi extraterrestri, diceva Balducci, UFO sono mezzi provenienti da fuori invisibili alla Terra, sono pilotati da altri esseri che esistono nell'universo come esiste l'uomo, e noi non ci dobbiamo meravigliare più di tanto, perché Gesù Cristo dice nel Vangelo che nella casa di mio padre ci sono molte dimore, e quindi perché limitare la possibilità che altri esistano. A Balducci noi abbiamo chiesto talvolta, al di là dei congressi, ma Monsignore, lei cosa pensa che dicano le gerarchie vaticane delle cose che lei dice? E lui molto tranquillamente, ricordo che Monsignor Balducci non era solo un teologo o un demonologo, lui ha anche operato alla segreteria di Stato Vaticana quando era un po' più giovane, quindi non era uno sconosciuto. E lui rispondeva, beh, vede, Pinocchio, il problema è, io non me lo pongo, perché nel momento in cui qualcuno ritenesse in Vaticano che quello che io dico non va bene, stia pur certo che me lo avrebbe detto e me lo direbbe. Non è successo finora, e infatti non è successo. Ultimamente ha colpito molto il fatto che uno scienziato in abito talare, e cioè il direttore della Scuola Vaticana, padre Luis Funes, all'indomani del suo insegnamento abbia dichiarato che l'universo è un'unità di vita e che dobbiamo metterci in contatto con l'extraterrestre del futuro, che teologicamente sarebbe logico, perché se così non fosse, questo sarebbe una contraddizione in quanto limiterebbe il criterio dell'onnipotenza creatrice di Dio. Quindi l'osservatore romano ha detto e scritto che l'extraterrestre è mio fratello, ha detto padre Funes, e domani dobbiamo attenderci un incontro con loro. Sono cose pesanti queste, che fanno pensare, però fanno anche pensare un'altra cosa: come mai nel corso degli ultimi anni varie potenze importanti, europee, latinoamericane, asiatiche, hanno dichiarato che il tema degli UFO è un tema importante. Hanno addirittura aperto degli archivi istituzionali. Questo comportamento è contraddittorio rispetto alle posizioni di chiusura totale dei periodi precedenti. Cosa sta succedendo? Si è chiesto qualcuno. Si direbbe quasi che qualcuno stia tendendo a mettere le mani avanti, quando invece quelli che dovrebbero parlare, cioè non le potenze minori che ho prima menzionato, ma le più importanti potenze, gli Stati Uniti, la stessa Russia, la Cina, stanno zitti e buoni. Perché? Perché probabilmente il governo degli Stati Uniti sarebbe quello che maggiormente sarebbe colpito da una rivelazione che non siamo soli nell'universo e che magari qualcuno da qualche parte è arrivato qui. Perché se questo avvenisse, diciamocelo con grande tranquillità, tutto questo minerebbe in brevissimo tempo la situazione di leadership che gli Stati Uniti hanno acquisito oggi nel mondo. Tutto questo farebbe di fatto diventare gli Stati Uniti semplicemente quello
che dovrebbero essere, cioè una delle tante potenze, una delle tante nazioni che ci sono al mondo, ma niente di più. E allora la domanda è: gli Stati Uniti, che sono sicuramente stati i primi a capire tutto fin dal primo momento e che più di ogni altro paese hanno l'infame responsabilità di avere occultato in maniera ignobile tutto quello che si può dire su questo tema, con il cover up, con il top secret e quant'altro. Gli Stati Uniti hanno tutto da perdere e quindi saranno fino all'ultimo ostinatamente tesi a negare tutto. Attenzione, probabilmente in America qualcuno si è reso conto che altri stanno mettendo appunto le mani avanti, le potenze minori, il Vaticano stesso, che non è stupido, perché il Vaticano vuole garantirsi in futuro, quale autorità morale, il ruolo di chi può dire al mondo: noi ve l'avevamo detto. E se è così, capite che questo è abbastanza inconciliabile con la potenza imperialista degli Stati Uniti in questo settore. Non torna. Ognuno si sta facendo i suoi giochi. Prima Enzo ha parlato di esopolitica, termine particolare, nuovo, che però si adatta bene a questi giochetti. Aggiungo una cosa. Oggi voi vedete attraverso i media, attraverso le fiction, attraverso i film di Hollywood, un'immagine abbastanza, direi, consunta, ma che continua a essere proposta e riproposta allo spasmo. Quello degli alieni brutti, cattivi, aggressivi, infidi, invasori. Addirittura dagli Stati Uniti viene gonfiato inverosimile tutta la faccenda dei casi di abduction, e invece di valorizzare chiavi di lettura di questo fenomeno, che pure esiste, quali ha suggerito il compianto John Mack, che noi abbiamo avuto ospite a San Marino, non mi ero dimenticato, grande psichiatra di Harvard, che diceva: sì, il fenomeno abduction esiste, ma nessuno ha il diritto di pensare che sia qualche cosa contro la razza umana, come qualcuno vorrebbe. Potrebbe essere un fenomeno teso a cercare da un lato di monitorare l'umanità, ma dall'altro anche di migliorare i soggetti umani attraverso studi e verifiche di tipo biologico. Quindi Mac aveva una direttura positiva. No, dagli Stati Uniti viene invece questo cliché negativo al massimo. E allora c'è da farsi una domanda: ma come mai questo cliché? Come mai l'alien classico, che peggio non potrebbe essere, ci viene proposto? Ma signori, la ragione è chiara. La ragione è chiarissima. Soprattutto attraverso Hollywood, la fabbrica dei sogni, che da sempre ha fatto propaganda, perché Hollywood è stato sempre uno strumento di propaganda. Tutto questo viene proposto e imposto alla gente anche attraverso la televisione, perché è molto comodo che questo avvenga. In questa maniera, se domani davvero ci sarà un contatto con gli alieni, o si dovrà ammettere a torto collo che gli alieni ci sono, allora ecco che qualcuno a Washington dirà che in fin dei conti, beh, noi abbiamo taciuto per ragioni di opportunità, per venire incontro alla gente, perché magari si allarmava, ma soprattutto perché questa gente è infida, è ostile, e noi siamo in grado di difendere il mondo da loro. E quindi con questo trucchetto probabilmente qualcuno ha già scritto il copione in cui qualcuno si candiderà come difensore dell'umanità contro i potentici alieni. Alieni che, se fossero cattivi, sono sicuramente tanto ipotetici come cattivi, perché credetemi, io sono convinto che se così fosse, come qualcuno ha suggerito e suggerisce, signori, tutti noi davvero saremmo altro che stati vittime di una guerra dei mondi, né più nemmeno come abbiamo fatto noi europei in America 500 anni fa,
ma addirittura probabilmente saremmo stati tutti trasformati in carne e scatola per alieni. Signori, questo non è successo. Viceversa, UFO continuano a essere segnalati, e se questo avviene senza nessun contatto di massa, probabilmente è dovuto al fatto che noi non siamo ritenuti né maturi né interessati più di tanto per gente che probabilmente è un tantinellino più evoluta di noi e che si creerebbe loro da sola un sacco di problemi se in fin dei conti ci contattasse senza che noi siamo pronti. Tutte queste considerazioni possono essere anche etichettate sotto l'etichetta della cosiddetta esopolitica, però guardate che ci dobbiamo pensare con attenzione a questi scenari, perché credo che in futuro le cose che ci siamo appena dette ora potranno prendere più corpo di quanto non crediamo. Guardate che non è casuale effettivamente questa tendenza a dipingere gli alieni come un rischio. Non dimenticate che quando uno scienziato come Hawking ci dice gli alieni, certo che esistono, ma mai e poi mai dovremmo avere un contatto con loro, sarebbe un disastro per noi. Beh, tutto questo la dice lunga. E credetemi, non credo che il mondo sarebbe peggiore di quello che è oggi se ci fosse davvero un contatto con questi altri. Non è che ci abbiamo molto da perdere. Probabilmente avremo da perdere un vecchio mondo e ci potrebbe essere il rischio invece di guadagnare qualcosa di nuovo. Io mi fermerei qui e a questo punto, vista l'ora, vi rimando a stasera. Grazie a tutti, a stasera.